Ben ritrovati di nuovo su Review in You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Oggi andiamo a vedere insieme degli occhiali da nuoto antiappannamento e antiraggi UV marcati Usial. Ormai siamo vicini all'estate, si va in piscina, si va al mare, quindi perché no, un prodotto che può essere utile sia per gli adulti ma anche per i bambini. Partiamo dalla confezione, una confezione in plastica dura, rigida, con apertura schiacciando questo bottone. Mi piace questa confezione non tanto per il design, perché è una confezione normalissima, ma per il fatto che una volta che si vanno ad utilizzare gli occhialini si possono riporre all'interno, quindi proteggendoli da sabbia, da graffi, da urti. All'interno abbiamo un foglietto illustrativo in lingua inglese, ci dice ben poco perché alla fine sono dei semplici occhialini, non c'è tanto da dire. Abbiamo un sacchettino di silica gel per proteggere dall'umidità e abbiamo dei tappi in silicone trasparenti in omaggio per proteggere le orecchie dall'entrata di acqua, che è molto fastidiosa. Togliamo la confezione, la custodia, e andiamo a vedere da vicino questi occhialini. Vi dicevo prima che possono essere utilizzati anche da bambini. Beh, non mi riferisco a bambini magari più piccoli dell'asilo eccetera, però per il fatto che sono molto flessibili e si possono regolare su diversi scalini, ecco, adattandosi quindi anche alle teste magari un po' più piccole, possono essere impiegati anche per i bambini. Però sta a voi poi vedere un attimo se vanno bene o meno. Andiamo a vedere le misure insieme, le dimensioni, così vi potete anche regolare. Abbiamo come lunghezza complessiva 16,5 cm, 2 cm di spessore, compresa la guaina. Abbiamo poi delle lenti da 5,5 cm di lunghezza per 3 cm di altezza. Sono lenti color argento, semitrasparente. Andiamo un attimo a zoomare, come vedete si vede sul retro la mano, e sono lenti in policarbonato, antiappannamento e proteggono anche dai raggi UV, quindi comode se si va a nuotare al di fuori, quindi in piscina all'aperto o al mare, e ci sono i raggi del sole che mi danno fastidio, quindi comoda per proteggere gli occhi. E in termini di materiale abbiamo questa parte rossa, che è una plastica dura siliconata abbastanza flessibile, che si adatta al viso. La guarnizione, che poggia sul viso in silicone nero morbido, e un cinturino regolabile, come vi dicevo prima, andando a fare questo movimento. La cosa che comunque è interessante e comodo è l'apertura sblocco. Se avete presente, molti occhialini non c'è questa apertura, si mettono semplicemente andando a infilarli sopra la testa e basta, e si rischia molte volte che queste parti qua si rompano o si sfilano. Invece in questo modo c'è un'apertura a sblocco, così, questo gancio tra l'altro è di plastica dura trasparente, che permette, un po' come i reggiseni, di andare a mettere gli occhialini sul volto e poi a richiudere dietro la nuca. In questo modo si evita il rischio di rompere queste parti, e quindi è un'apertura secondo me anche molto intelligente. Quello che vi posso dire è che non penetra acqua, perché sono andato a provare appunto al di sotto dell'acqua, non entra acqua, e soprattutto grazie a queste guarnizioni è utile la funzione, a mio avviso, anti raggi UV,
perché appunto se andate al mare, se andate a nuotare al di fuori, c'è sempre una protezione contro i raggi solari. Il consiglio che vi posso dare è quello di andare sempre a pulirli con l'acqua dolce dopo che andate al mare, perché comunque il sale corrode e non è ideale lasciare il sale sopra le lenti, e soprattutto evitare l'esposizione alla sabbia. Abbiamo una confezione di plastica non troppo neanche invasiva, quindi contenuta, metteteli dentro e state sicuri che vi durano di più. Quello che vi posso poi dire come consiglio da bagnino è quello di evitare di tuffarvi con gli occhialini indossati. Si potrebbe appunto andare a spaccare la lente con l'impatto, soprattutto se vi tuffate a testa. Lascio nella descrizione il link se volete acquistarli. Mi raccomando, se avete domande non esitate a pormele, e vi do appuntamento alla prossima recensione.